Buongiorno a Umberto Guidoni, responsabile ANIA per il servizio auto. Allora, compagnie e consumatori, un rapporto che spesso è stato conflittuale. Da che cosa è determinata questa difficoltà? Ma dalla convinzione che ci possano essere degli interessi contrapposti tra le esigenze di fare business da parte delle compagnie e le esigenze dei consumatori di avere un servizio assicurativo efficace e realmente di protezione. In realtà questa contrapposizione è spesso frutto di uno scarso approfondimento di quelle che invece sono esigenze che spesso vanno nella stessa direzione, perché la compagnia di assicurazione non ha alcun interesse ad andare contro un proprio cliente, contro un proprio assicurato, e un proprio assicurato ha tutto l'interesse a trovare nella compagnia quelle esigenze di protezione, di soddisfacimento di bisogni assicurativi che ha, e quindi credo che bisogna cominciare a modificare questo rapporto, a renderlo meno conflittuale e molto più inteso nella direzione di risolvere i problemi e fare in modo che le assicurazioni, pur mantenendo il proprio interesse economico, siano appunto viste dai consumatori come fonte di servizi efficienti ed efficaci. Quindi vede positivamente questa iniziativa di questo nuovo comitato per le riforme assicurative, che vuole proprio mettere attorno a un tavolo in qualche modo tutti i soggetti interessati? Io credo che il dialogo sia la base della possibilità di intervenire in maniera efficace nella soluzione di alcune problematiche, magari sono problematiche che riguardano un mercato e vanno avanti da anni. La cosa fondamentale ed importante è che questo dialogo debba avvenire in maniera non pregiudiziale e non preconcetta. Bisogna fare in modo che, insomma, tutte le parti si siedano e siano disponibili ad ascoltare le ragioni di tutti e trovare su questo una composizione, un punto d'equilibrio. Quindi queste iniziative sono sicuramente ben accette e sono ben viste da un'associazione come la nostra, che da anni ha una fondazione che si chiama Forum ANIA Consumatori, nella quale proprio si cerca di trovare delle soluzioni, di fare cultura assicurativa, che credo sia un'esigenza avvertita da tutti. In questo momento si parla di assicurazioni a livello legislativo relativamente al discorso di DL concorrenza. Luci e ombre dal suo punto di vista, cose positive, cose negative, eccesso di regolamentazione? Ma io sono un grande fautore della libertà di mercato. Credo che lo Stato debba intervenire a fissare le regole di contorno quando un mercato funziona correttamente, e soprattutto debba fissare le regole affinché questo mercato non degeneri e non porti, diciamo così, a situazioni non adeguate come la mancanza di concorrenza, il monopolio o la scarsa attenzione al consumatore. Quindi credo che l'eccesso di regolamentazione non vada mai bene. Diciamo che questo provvedimento è stato presentato dal governo, soprattutto per quanto riguarda l'RC Auto, nella maniera che noi ritenevamo più o meno adeguata. Si cercava di andare verso la trasparenza, si cercava di andare verso la concorrenza, si cercavano di fissare delle misure antifrode che credo siano tutte e tre questi grandi filoni, questi grandi capitoli, problemi aperti che riguardano l'RC Auto. È uscito dalla Camera completamente stravolto, imponendo obblighi e applicando divieti, e quindi andando contro quella che è il concetto stesso di concorrenza, cioè la capacità del mercato di essere competitivo e quindi di favorire sia una competizione di servizi sia una competizione di prezzo. Adesso vedremo quali saranno gli aggiustamenti che la Commissione del Senato farà e l'Aula del Senato presenterà. Speriamo che, diciamo così, tutte quelle formule che vanno totalmente contro l'interesse del consumatore, purtroppo il legislatore non si rende conto di questo, vengano eliminate e si abbia un provvedimento adeguato, equilibrato e che favorisca realmente le esigenze degli assicurati. Sempre in tema di relazione fra i cittadini e le compagnie, per quanto riguarda i risarcimenti del danno alla persona, come risponde a chi in qualche maniera accusa le compagnie di rifiutarsi di liquidare i danni piuttosto che addirittura speculare sulle disgrazie altrui? Rispondo semplicemente dicendo che nel solo 2014 noi abbiamo risarcito circa 11 miliardi e 200 milioni di danni.
danni a persona, danni a cose. Quindi io credo che ci siano persone assicurate che per 11 miliardi e 200 milioni ritengano soddisfacente il comportamento da parte delle compagnie. Noi sulle macrolesioni diciamo soltanto che c'è una norma che stabilisce che debbano essere fatte delle tabelle che non possono essere tabelle di natura giurisprudenziale, che cioè non possono essere stabilite dal tribunale. Questa norma esiste da 10 anni e è tuttora inapplicata. Avere queste tabelle, noi non diciamo quali debbano essere le tabelle, perché non spetta a noi stabilire quali debbano essere le tabelle. Noi facciamo presente che oggi siamo il paese che risarcisce di più il danno non patrimoniale. Detto questo, avere delle tabelle consentirebbe di avere una certezza, avere delle tabelle sul danno non patrimoniale onnicomprensivo consentirebbe di avere una delle voci di danno univoco e conseguentemente dei risarcimenti certi. Per le compagnie una stabilità, perché sanno sempre qual è il danno e qual è il giusto risarcimento rispetto a quel danno, perché è stabilito una tabella, e quindi attendere si potrebbe avere anche un contenimento dei prezzi. Noi diciamo soltanto questo, non abbiamo nessun interesse a dire quali tabelle ci debbano essere. Con l'introduzione del reato di omicidio stradale vi sono voci che chiedono alle compagnie di rinunciare alla clausola di rivalsa. Qual è la posizione dell'ANIA in questo senso? Ma l'ANIA chiaramente si è confrontata con le compagnie rispetto a questo tema, che potrebbe sembrare incoerente rispetto all'attività che la Fondazione per la Sicurezza Stradale svolge per le compagnie di assicurazione, soprattutto su temi delicati quali possono essere la guida in stato d'ebbrezza, la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ora, il tema è questo, la possibilità per la compagnia di rivalersi su chi ha causato un sinistro, perché il danneggiato chiaramente viene sempre risarcito, significa dire ad una famiglia che magari ha un figlio diciottenne che per un atto irresponsabile ha fatto un danno irreparabile, di avere delle conseguenze patrimoniali a vita, perché significherebbe che quella famiglia dovrà risarcire, dovrà restituire alla compagnia di assicurazione 1 milione, 1 milione e 2, 800.000 euro. Quindi significa che quella famiglia a vita avrà questo danno. Quindi noi ci stiamo interrogando, chiaramente la norma e anche le conseguenze patrimoniali della norma potrebbero essere dei deterrenti a certe condotte di guida. D'altra parte dobbiamo anche interrogarci se questo è giusto nei confronti della condizione economica della famiglia, che verrebbe completamente rovinata. C'è forse un punto di equilibrio, si potrebbe trovare in una rivalsa parziale, cioè sul fatto che la compagnia potrebbe richiedere a chi provoca il danno una quota parte del risarcimento, qualche decina di migliaia di euro intendo, quindi 20, 40, 50, poi il punto di equilibrio si può trovare anche sulla base del reddito. Questa forse potrebbe essere l'elemento di equilibrio da raggiungere, certamente è un tema molto delicato. Grazie mille.